Gianmarco, innanzitutto, benvenuto a Casarano. Cosa ti ha convinto ad accettare questa sfida? Sicuramente la chiamata del direttore e del mister mi hanno fatto molto piacere perché vuol dire che hanno stima e fiducia in me e quindi è già un punto a favore. Poi chiaramente la piazza è una piazza, una delle più importanti della categoria, quindi venire a giocare qui, soprattutto per me che sono del posto, è comunque un motivo d'orgoglio e di stimolo. Per quanto riguarda gli equilibri in questo girone, sicuramente tu ti sarai fatto un'idea, quali sono le squadre da battere, su che cosa bisogna puntare per fare quell'upgrade che tutti si aspettano da parte del Casarano in questo girone di ritorno. Ah, guarda, forse mai come quest'anno è così combattuto il girone. Sono 5-6 squadre che lottano per il titolo. Ad oggi la squadra da battere è sicuramente la Cavese perché sta prima in classifica, però chiaramente noi cercheremo di fare tutto il possibile per arrivare a fine campionato lassù al posto della Cavese. Hai detto che hai parlato con Mister Costantino prima di arrivare qui. E dove pensi che ti utilizzerà e dove ti piace giocare invece? Io mi metto a disposizione del mister, poi se vorrà farmi giocare play o mezzala o difensore centrale, sono comunque tutti i ruoli che ho già ricoperto e quindi mi metto a disposizione, poi dove verrò impiegato cercherò di dare 100%. Che idea ti sei fatto di questo gruppo? L'hai già affrontato l'avversario. Che partita è stata quella? Sì, l'ho affrontato già 2 volte, una in Coppa a inizio anno e poi in campionato. Mi ha dato l'impressione di essere una squadra già forte all'inizio. È chiaro che poi durante una stagione ci sono varie difficoltà. E niente, è una squadra forte e sono venuto qui a cercare di dare una mano e speriamo di raggiungere gli obiettivi.